Presentata a Villa Bardini la prima edizione del Festival L'Eredità delle Donne, curata da Serena Dandini, che si svolgerà a Firenze dal 21 al 23 settembre 2018. Tre giorni di eventi, conferenze e appuntamenti che in occasione della Giornata Europea del Patrimonio vanno ad arricchire il cartellone dell'Estate Fiorentina 2018 con ospiti di portata nazionale e internazionale. Alla conferenza stampa in cui sono intervenuti il sindaco di Firenze Dario Nardella, Donatella Carmi, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Jacopo Speranza e Serena Dandini, è stato sottolineato come il Festival nasca dall'idea di voler valorizzare le figure femminili del passato e del presente, ruotando il tutto intorno all'ispirazione data dalla figura di Anna Maria Luisa de' Medici, elettrice palatina. Sì, donna straordinaria, una di quelle donne che si sa poco, io almeno personalmente, poi molti appassionati fiorentini la conoscevano, però se oggi noi possiamo godere delle bellezze di Firenze è grazie a questa donna che ha legato questo patrimonio alla città, quindi è un'opera straordinaria che ha fatto, come tante altre donne hanno fatto opere straordinarie, però sono sommerse, diciamo, non sono nei libri di storia, non sono nei Pantheon, non ci sono busti marmori. Allora è il momento di fare, come dire, un po' di tirar fuori queste grandi madri della patria che hanno fatto veramente la storia in tutti i campi, la letteratura, l'arte, la cultura, la scienza, la matematica, e aiutatemi, mettete altre categorie, e sono misconosciute. Una rassegna di tre giorni che, inserita nel cartellone dell'Estate Fiorentina, mette al centro il 21, il 22 e il 23 settembre la figura della donna. Sì, perché questa cosa la fanno a Parigi da tre anni e parlano delle giornate del patrimonio, sono le giornate di matrimonio, noi non l'abbiamo avuto chiamare le giornate del matrimonio perché ci sembrava un invito a accoppiarsi, non era quello, che va benissimo anche se durante queste giornate, poi figuriamoci, non è niente in contrario, però quindi l'abbiamo chiamata l'eredità delle donne, proprio perché l'eredità è una cosa che tra l'altro le donne non potevano avere per tanti anni, che si passa di mano in mano, e ci interessa molto parlare alle nuove generazioni. Beh, è bellissimo che in quei tre giorni tutta la città fosse un po' sommersa e invasa da questa iniziativa, quindi noi chiediamo anche proprio a chi ha un pub, un bar, un cinema, una libreria, un negozio di vestiti, di comunque in qualche modo avere un'idea, mandarla in questo sito e partecipare, quindi essere parte di questa rivoluzione in qualsiasi modo, anche molto poco. No? Circa le presenze femminili, qualcuno ha già dato conferma della partecipazione? Ma guarda, c'è un grandissimo entusiasmo, per cui stiamo facendo inviti a man bassa e veramente devo dire che c'è un bellissimo riscontro. Non posso dare ancora certezze perché naturalmente me lo impediscono, però sono molto contenta. Ma qualche nome anche solo come contatto? No, figurati, e ti ho detto, dalla Franca Leusini alla Merkel stiamo invitando tutte.